Cosa serve per iniziare lo studio della chitarra, oltre alla chitarra stessa? Ma poche cose. Libri, innanzitutto. Il primo è Giuseppe Bona, Metodo per la divisione. Le edizioni possono essere o Curci, mi sembra, o Ricordi, o anche altre edizioni, basta chiedere ai negozi musicali. Il secondo libro che ci servirà, su cui faremo alcune tecniche, abbastanza tecniche, è il Metodo per chitarra, volume primo, di Mario Gangi, edizioni Ricordi. Questi sono i libri che io faccio seguire ai miei ragazzi di solito. Infine vi servirà un quaderno pentagrammato, quindi col pentagramma, se le note sono, se le righe fra di loro sono larghe come qui è anche meglio perché possiamo rappresentarci al meglio gli accordi. Ed infine vi serviranno un paio di plettri. Se sono di Gindallop, tipo mi sembra di caucciù, di gomma, sono meglio per la chitarra classica che gli altri, che altri plettri. Uno morbido e uno un pochino più duro, quindi uno 0,88 oppure uno 0,36, adesso non mi ricordo quali sono le gradazioni, però uno 0,36 per le ritmiche e uno 0,80-88 per invece per gli arpeggi con il plettro o le melodie o gli assoli sempre da fare con il plettro. Questo è quanto vi serve all'inizio. Il tutto costerà all'incirca sui 20-30 euro. In qualsiasi negozio di musica potete rivolgervi e loro vi serviranno tranquillamente. Grazie e buon lavoro.